Ed eccoci qua, buonasera e buona Pasqua soprattutto, oggi che è un giorno particolare che ho voluto comunque fare questa diretta per voi. Allora, adesso appena riesco a togliere l'orologio, vediamo, avevo già letto qualcosa, avevo già visto qualche messaggio. Intanto cominciamo da Michela Bruschi, prima classificata della settimana. Ciao, buona Pasqua a tutti voi, buona Pasqua anche a te. Marina, ciao a tutti, buona Pasqua a noi e naturalmente al nostro Igor, grazie, ricambio. Matteo Spina, un caro augurio di buona Pasqua a voi tutti in attesa del nostro Igor, eccomi qua. Franco della Sardegna, buona Pasqua Igor, buona Pasqua a tutti i presenti. Sonia Brudi, buonasera Igor, buona Pasqua. E a tutti ovviamente. Vittorio, ciao, auguri anche a te e grazie per gli auguri a Roberta. Ciao Michela, ciao Milena. Piero Ciampolini, ciao Igor, buona Pasqua e grazie per esserci anche oggi con la tua splendida voce. Cantaci per favore Pelle di Luna se puoi. Accidenti, l'abbiamo cantata. L'abbiamo cantata settimana scorsa, dopo magari il copyright. vabbè, dai. Paolo Rossi, ciao Igor, buona Pasqua anche a te. Gabri Official Show, ciao carissimo, dice buona Pasqua a te e tutti quanti. Alberto Cecchetto e Claudio, tutti auguri insomma. Katia, ciao, bentornata, buona Pasqua anche a te. Allora, oggi è un giorno importante perché entriamo in un album che ha dato veramente... Io ho parlato di Sliding Door, che è quel momento in cui tu scegli una strada e in base a quello che scegli ti cambia la vita. E effettivamente per Claudio è stato così, almeno da quello che ci ha raccontato. I primi due album, sì, qualcosa avevano smosso, ma non a tal punto da pensare di poter costruire una carriera e fare il cantante come mestiere. E allora si buttò in questo album che si intitola Questo piccolo grande amore e che ovviamente è diventato, anzi, la canzone del secolo è diventata Questo piccolo grande amore. Lui secondo me aveva un'altra idea, perché in questo album ha fatto una cosa rischiosa, ma da uomo così, non dico veggente, ma così illuminato e fantasioso, ha pensato di fare un prodotto diverso dal solito, ispirandosi addirittura al mito di Broadway e a seguito dei musical, che allora erano commedie musicali perché erano per lo più recite teatrali con un apporto di canzoni popolari, molto più popolari, che accompagnavano appunto la recita. Lui invece volle introdurre la teatralità nella musica leggera, oppure nella musica pop, nella musica popolare ma moderna. Quindi quelle canzoni già che erano dei capolavori, voleva unirli insomma in una storia che è stata appunto l'album Questo piccolo grande amore. Io conobbi artisticamente Claudio proprio con quell'album, grazie a un'amica che mi prestò quel disco 33 giri. Io lo misi sul giradischi e cominciai ad ascoltare, e c'erano delle, insomma, all'inizio un po' strano, no? Però ascoltando vedevo che tra una canzone e l'altra non c'era lo spazio vuoto. E allora sono tornato dall'inizio e ho cominciato a riascoltarlo, immaginando quello che stava succedendo e quello che lui voleva raccontare. E è venuta fuori una storia meravigliosa, che forse pochi hanno colto. Infatti il successo l'ha avuto la canzone in sé, Questo piccolo grande amore, che vabbè, è l'emblema della canzone d'amore, ma poi anche le altre contenute al suo interno, anche quelle magari meno studiate come Porta Portese, però insomma ha contenuto tutta questa storia. In quel momento, quando io ho ascoltato per la prima volta questo album, avevo 15 anni e mi ero perdutamente innamorato di una bellissima ragazza che abitava nel mio paese, che oltretutto era prima di tutto una grande amica. E questo album che io ascoltavo mi aveva fatto illudere, mi aveva fatto vivere nei miei sogni quella storia d'amore che avrebbe potuto concretizzarsi, che invece non si concretizzò mai e che è rimasta
forse proprio per questo motivo un bellissimo ricordo. Si concretizzò solo in una giornata, in un bacio che ricordo ancora oggi e che insomma ha lasciato questo ricordo così bello, così intenso e così sano. Io ricordo in un'intervista Claudio che diceva: una persona quando raggiunge il successo deve stare molto attenta a quello che fa, perché se può permettersi tutto e si prende tutto, poi per forza di cose a un certo punto non si sentirà più spinto a sognare. Guai a realizzare tutti i sogni. Qualche sogno deve essere per forza irrealizzato, perché altrimenti non ci dà quello stimolo e quell'emozione per continuare a sperare e vivere. Ma dopo questo grande cappello a questa opera, io la chiamo un'opera perché questo Piccolo Grande Amore non è solo un album, è un'opera d'arte. Intanto salutiamo Luca Sgarbi che è entrato, Enrico, Nicolas, che augurano a tutti buona Pasqua. Allora, vediamo se riesco a fare tutto quello che mi ero messo in testa di fare. E quindi abbiate pazienza, perché riaccendo tutto volevo creare proprio un ambiente particolare per far sì che il racconto di quest'album fosse proprio un racconto a 360 gradi, un momento di forte emozione. Fermiamo i nostri brani, i miei brani, e partiamo con la prima canzone e vediamo che cosa succede. Piazza del Popolo, noi cantavamo ed eravamo una sola cosa. Poi tutto a un tratto, gente che piange, gente che spinge, gente che va a terra. Mi trovo a correre come un dannato, non ho più fiato. Non so dove andare, 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 non so dove andare. Finalmente una strada fuori mano e un bar, sono tutto sudato, mi conviene entrare. Mi sentivo osservato dalla testa in giù, che mi dai da fumare, che io non ne ho più. Nel sentir questa voce mi voltai, manco a farlo apposta ho visto lei, la maglietta scollata, una faccia pulita. Scusa se sono stata sfacciata. E con lei mi son messo seduto, però che peccato, mi avesse veduto un poco più pettinato. E con lei seduto in quel posto, quanto sono
c'è lei, una coca, un panino e quel suo naso in su. Le muratti finite le ricompli tu. Sei mai stato operato? Sì, una volta qui. Hai avuto paura, ma così è così. Di nascosto sbirciavo sotto il tavolino per guardarle le gambe da vicino, ma non mi riusciva, lei che se ne accorgeva, ma non se la prendeva e rideva. Con lei, il tempo andò in fretta, c'è mia madre che aspetta, non casca giù il mondo se tu resti un secondo. E con lei, mi son chiesto spesso che cos'era successo, ma ci avrei scommesso di starle ad un passo dal cuore. Questo devo andare via, se ti va di chiamarmi, sono a casa mia. E dopo la manifestazione a Piazza del Popolo, andata a finire un po' male con la solita carica della polizia, perché poi le manifestazioni non sono mai tranquille, lui incontra questa ragazza al bar. E poi incontra gli amici e gli racconta anche cose che non doveva raccontargli. Perché poi agli amici si racconta anche qualche bugia per sembrare più bravi, più fighi. E lei si incazza. Uno sbaglio sicuro, ma che importa saper di chi è? Che vuoi per caso cambiare discorso? Non sai più quali pesci pigliare. Ma tutto questo ti giuro che è falso, e tu subito lì ad abboccare. Dai, cerca scuse, non sei neanche scaltro, Don Giovanni, che pena mi fai? Ah, Don Giovanni, lo dici a un altro, e se fosse così, ma che vuoi? Quanti cavoli sai, mi hai stufato, se ti scoccio possiamo lasciarci. Anche per caso ti sei incavolato, verità bruci, cosa vuoi farci? Fai la preziosa ed io sono stanco di passare da scemo per te. Baciarti, ma tu mi hai smontato, che ti credi, l'orgoglio l'ho anch'io. Mi sa che tu sei un pochino imbranato, cosa aspetti che a farlo sia io?
perdemmo dentro il rosso di un tramonto, fino a gridare i nostri nomi contro il vento. Tu fai sul serio, no? Tra un valzer pazzo cominciato un po' per caso, tra le tue smorfie e le mie dita dentro il naso, noi due inciampammo contro un bacio all'improvviso. Troppo bello per essere vero, per essere vero, per essere vero, amore mio. Ma che gli hai fatto tu a quest'aria che respiro? E come fai a starmi dentro ogni pensiero? Giura per davvero, amore mio. Ma che cosa hai tu di diverso dalla gente di fronte a te, che sei per me così importante? Tutto l'amore che io posso proprio niente. E dopo aver riempito il cielo di parole, comprammo il pane appena cotto e nacque il sole, ci sorprese addormentati sulle scale, la mano nella mano. Luca era l'ultimo. Chissà se questa tua amichetta è una tua fan ora. È ancora una mia amica, una grande amica. Le nostre strade, la nostra sliding doors è finita in quel 1988, però insomma ci sentiamo, scambiamo parole su Claudio, perché anche lei è una grande fan di Claudio, oltretutto ha visto anche più concerti di me, no? Diciamolo a bassa voce, sennò mi sgrida Claudio. Allora, credo che siano stati tutti orfani di un amore naufragato o incompiuto, e siamo andati a suturarci le ferite tra un album di Claudio. Vabbè. Pensate che io, quando ho ascoltato per la prima volta quest'album, mi ero messo in testa di fare una recita in teatro cantando appunto con una cantante e fare proprio un musical. Poi non sono mai riuscito per ovvi motivi. Grazie a Claudio hanno fatto un film che avete visto in sovraimpressione e oltretutto anche il musical vero e proprio. Vabbè, comunque continuiamo perché Elisabetta è entrata ma ha ritirato il suo messaggio, Michela manda i cuori, eccola Elisabetta che dice buona Pasqua maestro, è sempre un'emozione sentirla cantare, addirittura del lei. Grazie Elisabetta. Caspita Igor, sei tutto un brivido. Anche per me è un brivido cantare queste canzoni. Gabri dice, bravissimo Igor, quanto è bella questa canzone. E sono quattro canzoni, perché quest'album ho dovuto cercare il punto dove interromperlo, e quindi abbiamo fatto Piazza del Popolo, Una faccia pulita, Battibecco e Con tutto l'amore che posso. Allora, eravamo arrivati a Gabri, Sonia sorride, Piero non ci sono parole ma solo bravissimo, grazie. Paolo Rossi, perfettamente, stasera la diretta la dovrai portare più avanti.
almeno fino alle 22, dice Franco. No, ho diviso in quattro atti l'album di Claudio Baglioni, essendo un'opera va divisa in atti. Quindi questo è il primo atto. Domenica prossima non ci sarò, mi dispiace, ma sono in quel di Napoli perché lunedì avrò un concerto in provincia di Frosinone e per comodità parto la domenica. Il secondo atto lo faremo, vediamo se riesco a farlo magari sabato, tanto poi lo potete rivedere, vediamo dai, vediamo se riesco. Allora, fino alle 22 diceva Franco, Sardegna, magari un mini concerto solo per noi. L'ho fatto durante il Covid, avevo fatto proprio un concerto intero e mi ero pure sgolato. Concordo, dice Marina. Marina dice Piero, Piero dice Marina. Vabbè, bravissimo come sempre Enrico, grazie. Meravigliosa, tutto l'amore che posso, Grande Igor, doti eccezionali, solo tu puoi cantare in questo modo. Speriamo. Speriamo che non ci sia troppa concorrenza. Da brividi, dice Katia. Stupenda la canzone, grande Igor. Grazie, grazie, grazie. Spettacolare. Scrivo qualcosa che forse tutti non saranno d'accordo. Per me QPGA non è tra le più belle canzoni di Claudio, ne ha fatte altre molte più belle, questo è solo il mio pensiero. Ah, questo piccolo grande amore? Beh, oddio, è una canzone, forse l'abbiamo sentita troppe volte e quindi sembra quasi che sia noiosa, però io tutte le volte che la metto poi non riesco a fermarla mai, l'ascolto sempre fino alla fine. Alberto, l'album era sicuramente molto innovativo e dà ancora oggi una grande emozione. Bellissima, dice Piero. Buonasera a tutti. Mario, ciao e ben entrato. Mannaggia, vai, te la rivedi dopo sera perché sei entrato in ritardo. Paolo Perticarini. Oh, complimenti e auguri di sereni giorni di Pasqua e molto oltre. Grazie Paolo anche a te. Fa niente Mario, la puoi rivedere. Nicolas, che belle, proprio ora mi sono messaggiato con Guido Tognetti, direttore artistico di Baglioni, bravo, che belle, complimenti. Caro Nicolas, io e Guido ci siamo conosciuti un po' di anni fa, ci siamo scambiati anche qualche opinione, qualche parola musicale davanti a un caffè, ci siamo rivisti poi insieme a Claudio, a pranzo, qualche volta quando ha registrato gli album a Milano, quindi salutamelo se ti capita di risentirlo. Marina, nessuna concorrenza. Vabbè, comunque ecco, questo album che ha raccontato in queste canzoni, questo film che per chi non l'ha visto, ma penso che forse tutti voi l'abbiate visto, proprio QPGA, lui diciamo ha voluto dire qui passarono Giulia e Andrea per rimarcare un po' i nomi dei protagonisti di quel film. Tuttavia, questo piccolo grande amore, andate a vederlo perché ripercorre proprio la storia e l'album. Noi l'abbiamo ripercorsa così, con le canzoni originali, perché poi nel film invece ci sono le canzoni rielaborate da Claudio. Comunque, che dire, io vi saluterei con una canzone, di solito faccio una mia canzone, e anche oggi non mi tirerò indietro. Devo solo decidere quale fare, perché abbiamo fatto Pelle di Luna, l'abbiamo fatta, Ali per volare l'abbiamo fatta, abbiamo fatto, credo, Fuggire e scappare, non mi ricordo se abbiamo fatto Darai. Facciamo Darai, così almeno evito di andare a cercarmi i testi, eh? Ah, sì, bene, sono contento che volete Darai. Dedicata a Claudio Minerva. Il tuo viso
persone che vedrai. Darai il tuo sguardo a chi ti accetterà. Darai parole a chi ti ascolterà. Darai tutte le cose che non hai avuto mai. E questo tutto quello che darai. Darai il tuo amore a chi nel viaggio vicino a te sarà. Darai consigli solo a chi li chiederà. Darai tutta una vita a chi tu sceglierai nel giorno più importante che vivrai. Darai agli altri, tu darai le cose preziose che nella vita avrai. Darai, darai tutto te stesso a un'illusione, a un prato verde, a una canzone, nei cento e mille giorni che vivrai. L'ho fatta tutto perché, anche se mi vergogno un po' a dirlo, non mi ricordo tutte le parole. Devo avere davanti il testo, non mi ero preparato, ma è più che sufficiente. Dai, un bel assaggio di Darai, senza neanche i cambi di tonalità. Un vero capolavoro, grazie, andate ad ascoltarla, mi raccomando. Alla prossima, Igor, dice Paolo Rossi, ti vogliamo un mondo di bene, ricambio. Grazie Matteo, grazie Mario. Grazie Marina, Gabri, Piero, Vittorio. Ah, anche Vittorio voleva Darai. Bene, sono contento di averti accontentato. Michela, Sonia, Nicolas, Paolo, l'altro Paolo, perché c'è Paolo Rossi e Paolo Perticarini. Piero Ciampolini, Alberto, vediamo, Franco, Katia, chi ho? Enrico, sì? Questi li ho già salutati. Elisabetta, Luca Sgarbi. Chi abbiamo dimenticato, o meglio, chi non abbiamo riletto? Milena Ceribelli. E poi gli altri, sì, tutti salutati con Sonia Brudi. Ok, bene, allora non ci resta che salutare tutti quanti, ringraziarvi per la piacevole compagnia. Io spero, come vi ho detto prima, di riuscire a collegarmi magari sabato, visto che domenica sarò via. E buona Pasqua, buona continuazione. Mi raccomando, fate i bravi.